Questa fotocamera piccolissima può sembrare non promettente al primo acchito, però se vi dico che è fatta da DJI, ovvero quella che crea tutti quei droni fighissimi, in pratica hanno detto, ma perché non prendiamo la nostra lente, il nostro sensore dei droni per fare una fotocamera da poter mettere in una cosetta compatta per fare dei vlog? Ma direi di passare all'unboxing. DJI Osmo Pocket. E schedine SD per reggere la quantità di giga necessari per fare questi filmati. Sono riuscito a prendere questo cosetto qui col 13% di sconto con Amazon usato come nuovo. Troviamo subito il nostro DJI Osmo Pocket. Come vediamo è stato aperto perché qualcuno ha messo l'adesivo così. La persona che aveva a che fare con questo cosetto ha provato anche a rimettere gli adesivi, solamente che si è sbagliato nel modo in cui metterli. Posso capirlo, dai. Ma c'è altro in confezione? Sì. Ovviamente il vecchio proprietario si è curato di strappare tutto, però decente, dai, lo faccio anche io a volte. E qua sotto troviamo un aggancino per metterlo sul treppiede. Allora, qua dentro c'è un gadget che non vuole scendere. Cos'è successo? Ok, è volato sul tavolo. E qua dentro abbiamo un pezzettino di gatto. Ucciso. No, però non dirmi che c'è solo... Cosa? Esplode? Cosa succede? Ah, si è spento? Ok. Ah, ok, qua dentro nella scatola non me ne ero accorto, ma c'è anche USB-C ovviamente. Vedete che ci sono dei pin? Inserisco sto coso qui e posso connetterlo direttamente al mio smartphone in questo modo qua. Tra l'altro, accendere. Si accende. Spegnere. Wow, si rimette in posizione. E questo cosetto qui, che cosa sarà mai? Beh, posso usarlo così e in teoria diventa un microfono wireless. Nel caso qui però la batteria del DJI Osmo Pocket non sia abbastanza, c'è questo cosetto qui che serve per espandere. Io posso direttamente prendere l'Osmo Pocket. Se Dio vuole levare la parte sotto, mi sa che non vuole. E poi c'è questo cosetto qua, come spero si possa vedere dalla lente, probabilmente no. Grandangolo un po' la questione, montati per favore. Ora è grandangolare. Ma per vederla in azione dobbiamo per forza avere uno storage che ci permetta di farla funzionare. Quindi ho preso una schedina SD da 256 GB della Lexar. Let's open it. Abbiamo il porta schede SD e la scheda SD. Inseriamo con l'ausilio di una forbice. Quindi installo l'applicazione e vediamo. Dall'applicazione c'è una funzione veramente fantastica, ovvero il tracking. La fotocamera può riconoscere direttamente come i droni, soggetti o persone ed inseguirli. Quindi magari io metto la mia faccia nel quadratino e lei riesce a seguirla ovunque vada. Veramente figata. Ok signori, quindi sto registrando con l'Osmo Pocket messo su un treppiede normalissimo e come vedete c'è il microfono quello wireless connesso. Quindi se mi allontano, per esempio vado fin qua dietro, mi sentite con la stessa intensità di volume, perché per l'appunto controlla questo. Adesso non so range di distanza, non l'ho mai controllato, però comunque posso direttamente fare dall'applicazione, mi avvicino un pochino in modo che mi veda meglio, mi centro la faccia e adesso lui traccia la mia faccia. Quindi posso fare così e oddio signori, si sta spostando da solo, io non sto facendo assolutamente niente. Però come vediamo, cioè secondo me se adesso mi metto a correre lui si intrippa un pochino, però cioè super figo. Adesso corriamo, vediamo se si intrippa un pochino. Sì, si è intrippato un tantissimo e non mi è più trovato. Però comunque se uno fa la persona normale, come avete visto camminando, riesce comunque a seguire. A volte ha dei problemini con i telefoni, soprattutto quelli non Apple, come quel mio, lo Xiaomi Mi 9T. Infatti nella confezione sotto il logo Amazon Renewed, che non vogliono mostrarlo, tipo qua vedi che c'è scritto Made for iPhone, una roba così. E niente, this is what it is, però funziona anche per questo, quindi pazzesco. Adesso lo ricolleghiamo, vediamo a fin quale punto arriva, perché ovviamente dopo un po' il gimbal avrà una fine, no? Oh là là, oh, e si blocca lì e non riesce più ad andare, hai visto? Quindi abbiamo un range visivo da lì a... Oh, 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 ma continua, incredibile. Non ci credo. Abbiamo 360 gradi, signori. Non ci posso credere, e finisce qua. Ok, ottimo. Se si è a fuoco o fuori fuoco. E in questa fotocamera sono riusciti a fare un lavoro veramente egregio nel rapprendere tutta quanta l'attrezzatura necessaria per vloggare in un singolo strumento. Infatti la fotocamera ce l'abbiamo qua davanti. La lente grandangolare, beh, eccola qui.
attaccandosi magneticamente riesce a rimanere attaccata e non staccarsi mai. La stabilizzazione, beh, come potete vedere non c'è alcun problema, infatti c'è questo gimbal che permette, oltre che a girare e a fare l'active tracking dell'intera situazione, ma anche di, per l'appunto, essere super stabilizzato. Il microfono, come sentite, quello integrato della fotocamera non è neanche troppo male, ma ce n'è uno esterno che ti danno nel caso tu voglia uscire, e attaccandolo alla maglietta, in realtà posso anche tenerlo così perché non ho voglia, sta direttamente registrando e si è collegato in tempo veramente zero. Qua sotto, come vedete, ho uno schermino per vedermi ed inoltre c'è anche nel kit integrato questo cosetto qua. Posso aprirlo e, signori, ho un treppiedino che posso direttamente attaccare qua sotto al mio DJI Osmo Pocket. Posso direttamente metterlo su una superficie e lui ci sta. Questo è comodo ovviamente per fare delle inquadrature in posti stabili, anche se normalmente l'utilità del treppiedino è abbastanza irrilevante per questa fotocamera qua, dato che si può tenere così in mano ed è super comoda. Io posso schiaffare tutta la roba all'interno del suo case integrato che danno, il microfono lo mettiamo in una tasca e nell'altra ci mettiamo l'intero Osmo Pocket. E io posso andare così, con le tasche piene, e ho l'intera mia attrezzatura per vloggare. Ed inoltre le persone a vedere una fotocamerina come questa, secondo me sono meno intimorite, tra virgolette, perché sembra quasi un giocattolo, invece non lo è assolutamente. Invece con un setup che si vede che costa tanto, la gente si sposta, e ha paura, è intimorita. Piccola nota, quando registravo tutte le clip per questo dispositivo la qualità era 4K a 30 fps, però non qualità alta, cioè era quella base. Attualmente ho messo quella alta e vediamo se ci sono delle differenze. Inoltre, se vedete che è molto più croppato è perché ho messo anche l'effetto HDR. Non vedo particolari differenze, guarderò in software, questa è la mia opinione, cioè in editing, questa è la mia opinione. Questo invece è senza HDR. Come potete vedere il campo di visione è assolutamente più grande. La differenza non credo sia così marcata. È vero, Marco, dell'editing? Ok, questa è la sua opinione. Per esempio l'action cam, adesso sto coso non sta funzionando, sto utilizzando questo però giusto per fare scena, sono meno efficienti tra virgolette nell'ambito vlogging. Per esempio la loro lente grandangolare non è rimovibile, il microfonino esterno manca e c'è la necessità comunque, se voglio utilizzare di un treppiede esterno non posso tenerla in questo modo qua. Ed infine ovviamente non c'è l'active tracking. La stessa cosa si può dire per un telefono di alta gamma come un iPhone per esempio, potrebbe avere una stabilizzazione decente ma la lente grandangolare ha una qualità inferiore rispetto a quella normale. E poi ovviamente con il telefono non ho la comodità di avere una schedina SD che posso tirare fuori, schiaffare nel computer e spostare i file velocissimamente. Seppur inizialmente ero scettico, volevo provarlo, cioè avevo dei dubbi riguardo questo cosetto qua, ora dico ok, è veramente veramente figo e ho fatto bene a prendere il kit combo per l'interezza delle sue funzionalità. Inoltre, come vi ho fatto vedere dall'unboxing, ho fatto benissimo a prenderlo su Amazon ad usato come nuovo e risparmiare il 14% così. Veramente non ho ancora visto alcun tipo di difetto, non c'è neanche un graffio, quindi vi consiglio vivamente di comprare da Amazon quando ci sono queste cosette qua. Comunque in descrizione c'è il link per questo prodottino qua, vi rimanda direttamente ad Amazon e niente, lasciate un mi piace se volete, un'iscrizione se volete e ci si vede presto con un nuovo video che potete guardarvi se volete. Ciao gente!